Allora, naturalmente tutte le grandi case automobilistiche stanno facendo delle fusioni e ci vogliono determinate dimensioni per stare sul mercato e quindi in sé è un fatto necessario. Siamo molto preoccupati però perché naturalmente mentre il governo francese e il governo americano, visto che FCA non è più italiana ma è americana, sono stati informati di quello che stava succedendo e stanno dentro, diciamo, un ragionamento con l'azienda, per quanto riguarda l'Italia non è così, assolutamente. In Francia il governo nella proprietà per il 12%, in America sappiamo il peso che ha anche per gli accordi che FCA ha fatto con i diversi governi e qui invece siamo in una condizione, come sempre nelle politiche industriali, totalmente diversa. In Italia abbiamo 1,5 milioni di capacità installata di produzione di auto, allo stato attuale se ne producono meno della metà, gli stabilimenti sono pieni di cassa integrazione, c'è una sovrapposizione con la piattaforma, con le produzioni di Peugeot, quindi noi abbiamo bisogno di sapere se, come dice la Francia, non si tocca l'occupazione, se anche in Italia non si tocca l'occupazione e questo ci preoccupa molto. Abbiamo chiesto al governo di convocare FCA, sarebbe ora che finalmente anche Fiat barra FCA, perché neanche con Fiat era abbastanza così, venga chiamata alle sue responsabilità e che il governo gli chieda conto rispetto ai piani industriali. Noi lo chiediamo formalmente.